Allora, vi avviso che oggi sarà una live un po' particolare. Se non mi vedete troppo felice o pimpante, tranquilli. Però abbiamo Pokémon. Però abbiamo Pokémon. Dovrebbe funzionare, vediamo. Eccoci, tornata la vecchia transizione. Tornata la vecchia transizione. Ciao amici, sono le 20:35. Io sono Poldo, vi do il benvenuto in live. E sei Mogio, cucciolo. Mogissimo, brother, davvero Mogio. Grazie a Tiamat per il Prime e a Marigold per il 17° mese. Ciao Marigold, tra l'altro, grazie anche per la sub su YouTube. E grazie a Tiamat per il primo mese. Benvenuto, benvenuta, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Amici, sendo Hugos, grazie, grazie Aist. Spero che abbiate fatto gli auguri per la festa del papà ai vostri genitori. Io ho fatto gli auguri al mio Frank stamattina e purtroppo ho avuto dei problemi col bancomat oggi e quindi gliel'ho fatti appena è uscito dalla banca. Però gliel'ho fatti, spero che glieli avete fatti pure voi alla prima occasione possibile. Ok, per il resto, way! Way, way, way! Che settimana, amici! Che settimana! Io oggi ho registrato tutto il pomeriggio. Oggi ho registrato un video con Pogodoggo e Mister Domi. Oggi ho registrato un video con questi due soggetti. Che non so come, non so perché, come è successo, però abbiamo registrato un video che a quanto pare esce nel canale di Pogo, non so nel canale di Domino, non ne ho la più pallida idea. Però situazioni divertenti, insomma. Grazie a Kuroppi per il settimo mese. Hello, welcome. Welcome back, quantomeno. Soggetti pericolosi, vero? Vero, 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 vero. Ok, oggi è vero, è il giorno di Dario Moccia, perché è il giorno del mio padre, giustamente, giustamente, non ci avevo riflettuto. Allora, amici, domani alle 20:30 avremo il torneo di Infinitecraft, vi do due news, ci saranno 8 streamer, gli 8 streamer sono Berro, Dlarz, Cristo, Leo, La Sedia a Due Gambe, Gravi e Tearless Raptor ed Emerald. 8 streamer si sfideranno a un torneo di Infinitecraft. Io sarò l'host, presenterò la serata. Sarà svolta in 3 round. Durante i 3 round, gli streamer si sfideranno alla ricerca di determinate parole. Ogni round gli verranno date 8 parole da cercare e loro non sanno il valore di queste parole. Se in un lasso di tempo di 25 minuti riescono a trovare queste determinate parole, alla fine, quando viene rivelato il valore delle parole, si fa un conteggio delle parole che sono state trovate e si arriva a un punteggio. Quindi domani sarà molto figa. Ovviamente ho spiegato tutto molto velocemente, però spero che abbiate capito un po' qualcosa del torneo. Sarà divertente. Io ho paura perché ci sono alcuni tipo Dlarz che non ci hanno mai giocato e altri tipo Gravier che l'altra volta ho visto una live ed è tipo potentissimo. Sta di fatto che dovete sapere che ultimamente sono diventato un pro gamer di Infinitecraft. Ultimamente ci ho nerdato tantissimo, quindi preparatevi perché dopo il torneo faccio un'altra live io su Infinitecraft per farvi vedere le mie skill. Ciao Jack Ornaghi, grazie del Prime, carissimo, benvenuto. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Poi facciamo un rave Beatdown Hardcore e Eevee Hardcore. No, che intendi per Eevee Hardcore? Beatdown ci sto, Eevee Hardcore non l'avevo mai sentito. Cioè, intendi proprio Metallic Hardcore, tipo Twitch Rival di Infinitecraft? Esatto. Cosa ne pensi finora di Pokémon? Allora, mi sta piacendo davvero tanto. Sto. Madonna che hit. L'ho scoperta in live, ce l'ho in loop da quel giorno. Dicevo, mi sto casando con Pokémon, non vedo l'ora di sgamare cosa è successo oggi. Oggi abbiamo anche un indizio per la live di oggi. Oggi faremo due cose. Faremo prima la palestra per concludere la roba, poi Prince mi ha dato un indizio per una cosa che a quanto pare ho saltato nel gioco. Ok, quindi finita la palestra vi leggerò una cosa di Prince e non ci sono spoiler ovviamente, a quanto pare è proprio una roba del gioco, non so nulla. Come funzionano le mie live di Pokémon? Non ho mai giocato a un gioco Pokémon, quindi adesso che switcherò la schermata e toglierò la chat, di modo che voi potete scrivere quello che volete e io non mi becco nessuno spoiler e mi godo il gioco, insomma. Ok, come si chiama la song? È Per Elisa di Alice. Perfetto. Non la mia Alice, Alice la cantante. Questa canzone è scritta a Battiato, tra l'altro.
fuori di testa. Va bene, signori, fatemi togliere qua. Già la sentite. Ci vediamo a fine live, bravissimi. Ci vediamo a fine live. Allora, cosa è successo nell'ultima live? Nell'ultima live è successo che siamo andati nel mare. Abbiamo visitato un'altra città. Abbiamo riportato, non lo so, abbiamo battuto una palestra che è quella di Oliviapoli. Mi sono sbaglio, purtroppo mi perdo tutto. E cosa ho fatto nel off camera? Ho fatto questo, mi sono livellato i Pokémon che mi interessavano. Allora, cioè, nulla da togliere a Dino e Sergio, però sia Dino che Sergio. Dino, non lo so, ragazzi, più stavo là a perdere tempo per i livelli, più dicevo minchia, Dino, però che palle, frate. Che palle, Dino. Quindi mi sa che Dino lo poserò. Sergio, boh, anche lui mi sembra un po' scarsotto, quindi lo toglieremo dal team, mi sa. Adesso controlliamo bene nel computer chi possiamo mettere. Intanto, tolgo la chat, fra 3, 2, 1, non vi leggo, leggerò solo gli abbonamenti. Fammela spostare qui e nascondere. Ok, metto solo events, così leggo le sub. Bene, non vi vedrò più quantomeno. Allora, amici, accende il PC. A quale PC vuoi accedere? PC di Bill. Allora, depositiamo un Pokémon e depositiamo Pino, Dino e Ser. Ah, merda, però Dino c'ha taglio. Ciao De Alex, grazie del 37esimo mese, carissimo, bentornato, caro. E merda, c'ha taglio. E non posso toglierlo allora, mi tolgo Sergio e basta, consegna. Perché secondo me ce l'ho qualche Pokémon da parte che è forte. Devo fare ritira Pokémon, perfetto. E Rattata no, Zubat no, Drowsy però minchia, sai che... Geodude no, Mantine no, Tentacruel... Merda, Tentacruel sai che sembra forte? Nidoran no, Shackle no. Ah, ma questi? Tentacool, Magnemite, Magmar, Unknown. Merda, ma questo sembra forte. Oddio, è forte, ma fa cacare, tipo. Abilità corpo di fuoco. Smog, fulmi sguardo, bracere, muro di fumo. Ma proviamolo. Che l'ho catturato, però non l'ho più utilizzato. Non ne ho più... Merda di mosche del cazzo. Andiamo a vedere che Pokémon è. Aspetta un attimo. Ma questo quando l'abbiamo catturato? Che ci fai con Ludovix? Ah no, Ludovix l'abbiamo catturato noi. Questo l'abbiamo catturato noi, Alfio, Livio. Ok, no, sono tutti i miei Pokémon, perfetto. E non ne ho depositato nessuno negli altri box. No, zero, non abbiamo nessuno. Solo. Va bene, ignoreremo questa cosa. Mi sa che c'entra Prince che ha toccato la ROM, probabilmente. Probabilmente c'entra Prince che ha toccato la ROM. Non mi farò domande. Curiamo i Pokémon, perché non so che fine hanno fatto i Pokémon. E lo lasciamo là, magari, quel Pokémon, e andiamo per i fatti nostri. Andiamo per i fatti nostri, va bene, non ci facciamo domande. Non so cosa stia succedendo adesso in chat, se mi state dando del cheater o mi state insultando. Giuro che io non c'entro niente con questa cosa e non so minimamente il perché sia lì quel Pokémon. Quindi andiamo avanti e freghiamocene di questa cosa, perché abbiamo da fare la palestra. We have to do the palestra. Facciamo il repellente, dai. Borsa e repellente, dai, su, super repellente, altro che un super repellente, così arriviamo diretti andiamo diretti alla palestra, ok? Valerius a surf, vai.
bla bla bla. Madonna, l'ultima volta nel mare è stato traumatico, non me lo scorderò mai. Nel tentativo di andare a quelle cazzo di isole de merda, che ci sono tutti sti vortici qua. Tanto sti allenatori dovremmo averli battuti tutti, quindi... Oh, eccoci, a Fiorlisopoli. Allora, qua la palestra, se non sbaglio, aveva dei Pokémon di tipo... Non lo so. Ah, vero, è troppo assorto nell'addestramento e non si accorge di nulla. Sembra il meme di quel tizio sotto la cascata. Mi sa che l'ho detto pure la scorsa live questa cosa. Va bene, non ignorerò questa cosa. Grazie a The Gamerita per il secondo mese. Ciao carissimo. Allora, vediamo i nostri Pokémon. Allora, Filippo troppo basso di livello. Direi di tenere Martina, Giorgio, Nunzio e Filippo. Va bene, dai. Va bene, dai. Iniziamo a combattere. Iniziamo a combattere con questi cornuti tutti uguali. Questi c'hanno i peli, secondo me, sotto le ascelle, tutti. Tutti ce l'hanno. No, che schifo, abbassa la gamba. È tipo il saluto romano col piede. No, Hitmonlee si evolve in It... E io gli uso una mossa lotta contro. Cioè, lotta dovrebbe andare bene. Cioè, la lotta si combatte con la lotta. O con le pistole, tipo. Vediamo se va. Merda se va! Ah no, però è anche vero che io ho il mio Pokémon a livello 35 e lui è a livello 27, effettivamente. Però dai! Però funziona! Merda, raga, io non sto ancora capendo le interazioni tra i tipi, non è una cosa che capisco. No, perché se mi metto a guardare manuali o altro, sto cheatando, cioè io devo vivermi il gioco così com'è. Le palle sono inutili, che ha detto le parole. Grazie a Galamander per il tier 1. Hello! Ciao Galamander, ti dedico questa uccisione. Guarda, 3, 2, 1. Comunque, punto esclamativo Telegram Galamander, perché ti fa entrare nel gruppo Telegram dei sub. E se lo scrivi in chat, proprio punto esclamativo Telegram, ti fa entrare. Sto spammando questa mossa, magari non ha senso. Sarà Machok. Merda, continua a lottare. Niente, Martina è inscalfibile al momento. Sarà perché i miei avversari stanno utilizzando Merda, Brock Lesnar. Andrex qua zoom sul Pokémon e metti un PNG di Brock Lesnar, per favore. Allora, continuiamo a usare lotta, beh. Fulmi sguardo, minchia, Brock Lesnar che ti fa fulmi sguardo è terrificante. Boh, anche lui mi sembra molto debole al mio colpo basso. Porca miseria. Vai Martina, vai avanti. Che poi effettivamente io, mentre allenavi Pokémon, ci riflettevo, ma Martina non mi si evolve. Cioè ce l'ho al 35, non si è ancora evoluta. Probabilmente si evolve a livelli alti. Boh, che cazzo ne so. Allora lui lo sfido da qua, perché sennò mi blocca la strada. Ah, lui l'avevo già sfidato a quanto pare. Temono attacchi di tipo psico. Cos'è che ha detto? Zio. Temono attacchi di tipo psico. Allora ci mettiamo il Giorgione. Cazzo, ma ci mettiamo il Giorgione adesso. Il Giorgione a livello 35. Fammelo sfoderare un po'. Ah, ma io potevo passare da qua sotto. Sono un cretino. Cos'è questo? C'è una grossa leva. Vuoi tirarla? Sì. No, ragazzi, si è incazzato, mo. E niente. Ho dato fastidio al capopalestra. The Big Smerdus. Chiedo scusa al capopalestra. Capopalestro, come va? Tutto bene? Furio. L'acqua delle cascate che mi scorre sulle palle. Piuttosto, ehi, tu, come osi interrompere la mia masturbazione? Ti avverto, sono fortissimo. Ogni giorno la cascata mi rinvigorisce. Cosa? Non c'entra niente coi Pokémon. Già. Passiamo all'azione. Merda. Furio sta tutto... C'ha i peli sotto le ascelle, Furio, secondo me. Hai i peli sotto le ascelle. Comunque, per chi sta guardando il video, non ha detto davvero... Merda, Primeape. È una scimmia di Amazon Prime. Fate la sub col Prime. E mosse di tipo psico. Ipnosi.
ma non fa danno. Elusione di Primeape. Palla ombra. Ma perché? Sono deboli contro mosse di tipo psico. Procede a fallire qualsiasi cosa sto tentando di fare di tipo psico. Proviamo rivincita, boh. L'attacco è Giorgio. Riproviamo palla ombra, che ne so. Oh, a sto giro ha preso palla ombra. Vediamo se gli fa danno. Beh, mi sa che è vero che sono deboli contro i tipo psico. Va bene, mi fido, mi fido. Capo palestra Furio, se ne vado a fare in culio, per favore. E vabbè, mo torna a quella vita, penso. A meno che gli fa... Stavo per dire, mo lo... Mo lo disintegro. E gli faccio di nuovo per proprio rivincita. No, fallisce, perfetto. Mi devi ammazzare Giorgio, che dobbiamo fare, Mi devi Madonna, la morte di questo Pokémon sembrava il citofono. Terrificante, ragazzi. 95 punti per Giorgione, grande. Poliwrath. Vuoi cambiare Pokémon? Cambiamo Pokémon. È un Pokémon di tipo acqua, metterei Martina. Mettiamo Martina, dai. Mettiamo Martina. Un Pokémon di tipo acqua. Fuoco non di certo. Acqua non di certo. Martina dovrebbe essere tipo legno. Non perderò così facilmente. Ah, è Dlarz questo. Daniel Carafa. Bella frana in testa. Mi ha usato Surf. Devo togliermi Martina. Perfetto ragazzi, ho sbagliato tutto. Mi sa che questo Pokémon non andava bene. Valerio, Nunzio, Giorgio, Filippo, mio papà, Nunzio, dai, Nunzio. Mi servi tu, non posso perdere contro questo capo palestra. Allora, Nunzio, sei a livello 35, non mi fa figure di merda. Proviamo buio? Brutto colpo, non è molto... Madonna santa, ste mosche, ma che cazzo! Proviamo buio, non è andato, proviamo ghiaccio. Grazie Franku per il TR1! Hello, hello carissimo! Punto esclamativo Telegram in chat per entrare nel gruppo Telegram dei sub. Ciao carissimo... Allora, mosse acqua non stanno funzionando. Quindi, dovrei usare... Proviamo Valerio, però Valerio ha solo mosse di tipo... Mostra. Ha mosse di tipo terra e mossa di tipo lotta. Allora, prima di mettere Valerio che me lo disintegra... No, mettiamo Valerio, dai. Godo è congelato, minchione che non è altro. E mo gli faccio... Mossa terra, proviamo? Che vuol dire restringe la mira? Sembra andare. Proviamo lotta, magari lotta funziona. Minchia, ancora congelato. No? No? E allora mi sa che metto Giorgio, perché se non sbaglio quando eravamo nell'acqua usavamo tanto Giorgio. E Giorgio con la palla ombra lo disintegrava. Godo è congelato. Proviamo palla ombra. Mentalità, ragazzi. Scozzese. Scotland forever. E avuto la meglio su Furio.
Furio non hai mai pensato di perdere con te a Cipicchia? Beh, ti meriti la medaglia tempesta. Poldo riceve da Furio la medaglia tempesta. Godo, cosa faccio con la medaglia tempesta? Signor Furio, per caso mi faccio le seghe sotto le cascate come lei? Con la medaglia tempesta puoi volare da una città all'altra, tra quelle che hai già visitato. Damn. E già che ci siamo, eccoti anche questo. Hai ottenuto MT-01. È una mossa per volare, sicuro. LMT-01, centripugno. Perfetto, non c'entrava un cazzo. Se un Pokémon viene colpito per primo non può fare la sua mossa, ma se al contrario riesce a sferrarlo prima, infliggerà un danno notevole. Merda, centripugno sembra figo. Centripugno, chi è? È la medaglia di Fiorlisopoli. Prendi anche questa MN. È ottenuta MN-02. Questa è una mossa per volare, guarda. Insegna volo ai tuoi Pokémon. Grazie, gioco, sei molto prevedibile. Tipo, oh guarda, ci vuole questa medaglia per tagliare questo ramoscello. Aspetta che ti do la medaglia per tagliare questo ramoscello e ti do anche taglio. Dai, ormai che ci siamo, fai tutto così. Perché sei un bambino di 12 anni, ci sta che effettivamente ti dobbiamo dare una mano per andare. Non è che lo devi andare a cercare, taglio. No, no, te lo regaliamo noi, tranquillo, brother. Tutto noi, ci procediamo noi alla tua salute. Scusa, frate, non volevo parlare con questo. Poi mi sembra un pedofilo. Sì, deve riposare la mia squadra. Mi chiamo John, signorina. Lei come si chiama? Ah... ti fa Inter. Bene, buono a sapersi. Grazie. Allora, adesso abbiamo battuto la palestra. Il nostro caro Filippo. A chi possiamo insegnare volo, prima di tutto? Borsa. Possiamo insegnare anche centripugno, che io lo vorrei dare a Martina, se fosse possibile. Codaccia. Centripugno. Vai, usa. Vuoi insegnare centripugno a un Pokémon? Sì. Lo insegnerei a Martina a sto punto. Lo insegno a Martina o a Filippo? È una mossa forte. Nunzio non so quanto senso abbia. Valerio non so quanto senso abbia perché già serve altro. Potrei darla a Filippo, perché così almeno quando lo livello, e almeno quando lo livello, dai, no, oddio, Martina, no, non volevo, no, vabbè, niente, il gioco vuole che la do a Martina, no, però effettivamente a Martina, proviamo Martina, vediamo che mosse ha, no, però già c'ha delle mosse buone, senti, fammela da a Filippo. Non sto riuscendo ad andare avanti, ragazzi. Perfetto. Ce l'ho fatta. Ah, fallirà se verrà colpito prima di fare la mossa. Cioè, io quindi mo mi devo andare a leggere qual è il Pokémon più che fallisce meno. Vabbè, dai, senti, dai, la diamo a Filippo e basta. Se no, affanculo. Smog, Fulmisguardo se ne può andare a fare in culo direttamente. 1, 2, 3 e... puff. Mo magari è una mossa fortissima e non mi ricordavo, però ok. Allora... Pokémon, ah, devo dare anche volo, perdonatemi, non c'ho un uccello, a chi cazzo la do volo? Volo, usa, estratto un MN, contiene volo, vuoi insegnare volo a un Pokémon? Allora, dove si catturano i Pokémon per volare? Dai, qualcuno ce l'ho qua che mi fa volare. Dai, accende il PC. PC di Bill. Sposta Pokémon. Allora, e ignoriamo questo Pokémon. Zubat. Questo può volare? Volante, dai. Questo può volare. Mantin può volare, dai. Mantin può volare. Se no, anche... no, lui non può volare. Mantin, dai. Mantin può volare. Ho solo lui di volante, anche Zubat e basta, solo Zubat. Lo insegniamo a Mantin e lo facciamo a lui, eventualmente. Vabbè, momentaneamente devo depositare tutti i miei Pokémon nel box, perché Prince ha una sorpresa per me. Quindi depositiamoli tutti qua nel 3. Devo tenermi solo quel Pokémon, mi ha detto Prince. Non so altro, non so perché sto facendo questa cosa.
Ah, giustamente, ne ho troppi. Vuoi fare altro nel box? Ritira Pokémon. Andiamo a prendere sto Pokémons. Questo, quindi. Ma è normale? Cioè, ma è tutto a posto, ragazzi? Non sto facendo una cosa tipo di cheating? Lo posso fare? Deposita Pokémon. E ciao Filippo, consegna. Merda, ma io devo andare a prendere Nicola alla pensione, ma me lo scordo in tutti gli episodi, poverino. Chissà che livello è arrivato quel Pokémon, cioè è allucinante. Allora, ho un Arceus, a quanto pare. E cos'è un Arceus? Partiamo subito. È a livello 100. Bene. E evento Pokémon, probabilmente ottenuto in un'occasione speciale a livello 100. Grande ficcanaso. E giudizio, frangor tempo, fendispazio, oscuro tuffo. Madonna santa, mi sa che questo è un Pokémon di quelli straforti, se non un leggendario. Bene, allora andiamo a leggere quello che mi ha scritto Prince. Allora, l'indizio è un luogo dove i mostri ricordano l'alfabeto, fremono all'impazzata, l'odore umido e antico ti riempie i polmoni, il tuo nuovo alleato ti guiderà e ti svelerà i segreti della nascita di tutto. Che cazzo vuol dire? Un luogo dove i mostri ricordano l'alfabeto. Dove i Pokémon ricordano l'alfabeto. A, B, C, D, E, percorso A, percorso B, non sono quei numeri. Città, no, città non me le ricorderò mai. No, fammi andare qua. Dove i Pokémon... Ah, vero che intanto ci sono quei due. Allora, qua c'è la zona Safari, che poi ci devo andare. Olivinopoli, Fiordopoli, Bosco di Lecci, percorso... Parco Nazionale, Parco Lotta, Olivinopoli, Sentiero di Bosco e sbuca in una prateria. Resti di natore misteriosamente... Torre in cui si dice che arriverà un Pokémon leggendario. Però cosa c'entra coi Pokémon alfabeto? Che cazzo sono i Pokémon alfabeto? Qua non ci siamo ancora andati. Villaggio sperduto in cui si respira un'aria misteriosa. Un'aria... Cos'è che ha detto l'indizio? L'odore umido e antico ti riempie i polmoni. No, però... Fammi vedere tutto. Torre Sprout non c'entra nulla. Violapoli non c'entra nulla. Triforcazione Verdeggiante non c'entra nulla. Marantopoli non c'entra nulla. Parco Nazionale non c'entra nulla. Fiordopoli non c'entra nulla. Rovine d'Alfa non c'entra nulla. Grotta... Rovine d'Alfa? Che cazzo è Rovine d'Alfa? Luogo in cui si può riscoprire un antico legame. L'odore umido e antico ti riempie i polmoni. Fa mocca mamma, dai qui. Basta, ho deciso. Sto sbagliando 100%, ma fanculo. Cosa c'entrano i cosi alfabeto, però non l'ho capito. E come ci vo... Cioè, io non devo... Come ci volo fino a là? Devo... No, devo... Ho bisogno di prendermi Allora, Prince, mi prendo Mantin... Gli insegno volo e volo fino a là, perché con cazzo che vado a piedi fino a là, cioè non manco per scherzo, dov'è? Dai, Mantin, fatti vedere. O Zubat è meglio. Veleno volante. No, dai, prendiamo questo. Ritira. Sì, sì, prendi volo culone, perfetto. Vuoi fare altro nel box? No. E cosa vuoi accedere? Perfetto. E Pokémon? No. Borsa, madonna che lentezza che ho. Volo, vai. Usiamolo su Mantin, che è un Pokémon volante. Non so come fa ad avere volo, visto che è un Pokémon d'acqua. E infatti non lo può fare. Lo do ad Arceus. Lo posso fare? Arceus, non Arceus. Prince, lo do ad... Prendi il pipistrello, ok, non lo devo dare ad Arceus, perfetto. Poi questo Pokémon non lo devo usare più però, cioè io lo uso solo per sta cosa che mi stai facendo fare. Che sto facendo? Bloccare apprendimento, sì, sto perdendo un sacco di tempo nel centro Pokémon. Allora, fammi posare tutto.
PC di Bill. Ma non posso tipo, vabbè, deposita Pokémon, poi torno indietro, ritiro. Non potevano fare una schermata unica e basta. Lo devo insegnare a Zubat, quindi. Ritira Pokémon. Zubat, ritira. Ciao Soul Goodman, grazie di cuore del Prime, carissimo, benvenuto, punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo. Io ho la camera piena di mosche, ragazzi, sto per impazzire. Grazie di cuore, carissimo Soul Goodman, per la sub e grazie anche a Textureb per il Prime. Ciao belli, benvenuti al vostro primo mese da noi, spero vi troverete bene. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram dei sub e mi raccomando, entrateci, che c'è gente molto simpatica dentro, assolutamente no. Ok, Zubat a volo. Ora, come si usa? Volo. Minchia, ci ho azzeccato al primo tentativo. Dov'è il rovine d'alfa, però? È qua. E allora andiamo a Violapoli. No, prima voglio fare una cosa. Dov'è la pensione? Merda, dov'era la pensione? Porca puttana. Era tipo qui, mi ricordo. Era dopo il bosco di Lecci. Merda. No, non me ne fatto un cazzo. Dopo aver fatto sta cosa di merda, vado a prendere Nicola. Vado a prendere Nicola, non me ne fatto un cazzo. Allora, sono a Violapoli, perfetto. Beh, ok, mi sa che questo Pokémon è particolare. Non so che Pokémon sia, però mi sa che è un Pokémon che io non devo avere in questo momento. Molto semplice. Quanto lo vorrei usare in battaglia un attimo? A livello 100, però. No, è sbagliatissimo, ragazzi. È una blind run. Cosa sto facendo? Non si può fare. Allora, fammi andare qua. Che c'è, Prince? Prendi Zubat e poi lascialo nel box. Oh madonna, Prince. Ma che, davvero? Va bene, vado a farlo. Dove cazzo è Uccendere Pokémon? Guaglio, dove cazzo sta Uccendere Pokémon? Non ci sta Uccendere Pokémon qui. Quale cazzo è Uccendere Pokémon? Guaglio, non ci sta Uccendere Pokémon. Dove cazzo sta Uccendere Pokémon? Chi sta Pokémon Markets? Dove cazzo sta? Ah no, mi sa che era questo. Ah, era questo, scusatemi. Era troppo buio, non l'avevo riconosciuto. Fammi posare sto Zubat, per l'amor del cielo. Deposita Pokémon. No, non questo, questo no. Consegna. Beh, posiamo il povero Zubat con cui sono volato fino a qua. Poi vado a prendere Nicola. Giuro che vado a prendere Nicola. Vai! Togliti Arceus, devo andare in bici, non rompere il cazzo. È Arceus o Arceus? Perché io mi ricordo che quando è uscito il trailer di qualcosa Arceus, mi ricordo che la gente lo pronunciava Arceus, quindi mi sa che è Arceus. Dove cazzo erano le rovine d'alfa? Rovine d'alfa, entrata lato nord, vai. Non riesco a passare. Dov'è? Di qua? Mi sa di qui, sì. Buonasera! Sono andato al parco nazionale, raga, ho sbagliato. Sono andato al parco nazionale, mi sa che non devo andare di qua. Scusi, signore, permesso. Permesso, permesso. Permesso. È di qua, evidentemente. Eccole, rovine d'alfa. Ok, allora, io qua l'ultima volta ci sono stato. Ed evidentemente non so cosa c'entrino Pokémon alfabeto, però mo lo scopriremo. E io devo fare qualcosa con Arceus, cioè che mi ha dato Arceus, che non so che cosa sia. Antrio del mistero, se attenzione dove mettete i piedi. Entriamo. Non so, non ho minimamente cosa devo fare. Aspetta, l'indizio, fammi vedere. Oh, Machimodo Prince non l'ho visto. E l'indizio è un luogo dove i mostri ricordano l'alfabeto, fremono all'impazzata, l'odore umido e antico ti riempie i polmoni, il tuo nuovo alleato ti guiderà e ti svelerà i segreti della nascita di tutto. Ma voglio, ma che cazzo è sta cosa? Non ho capito. Allora, qua ci stavano... Che Pokémon ci stavano qua? Ah, ci stavano sti cosi. Sono lettere dell'alfabeto! Ma vaffanculo! Fragor Tempo, mossa drago. Beh, interessante. Vediamo se è forte questa mossa.
Mi sa che è forte. Allora, questa è una O a quanto pare. Ma è incomprensibile che siano delle cazzo di lettere, raga. E che devo fare qua? Non ho capito. Perché qua c'è questa macchia? Cosa c'è? No, che ho fatto? Ho parlato con il mio po'. Ha lo sguardo perso nel vuoto. Bravo ragazzo, effettivamente. Questa è una... No, ragazzi, non è una lettera. Cioè, non so dove cazzo... Il Pokémon alfabeto, ok. Quindi questi sono i fottuti Pokémon alfabeto, va bene. E continuiamo a usare ste mosse. Bene, mi sembra un po' cittare utilizzare sto Pokémon. Sì, però porca puttana, posso scappare da queste lettere di merda? Questo è un compasso, non è una A. Va bene, è una A. E quindi sono tutte lettere, però hanno un cioè, cioè, non lo so, va bene. Un'altra A, perfetto, è lo stesso da cui sono scappato. Fuga. Grazie a Sardina Grigliata per il 4th month. E grazie a Reggio Calabria per il 14th month. Grazie di cuore, ragazzi. Benvenuti. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram dei sub. Ma voi ci siete già perché è un'area sub. Spero, se non siete entrati, entrate. Allora, fammi scappare, per favore, che non voglio. Non, già ho poche punti mossa. Allora, mi sa che non è qua, perché qua non c'è una sega. Mi sto per prendere fa un suono stranissimo. Grazie a Du di Z. Non so se è Do di Z. Ah, probabilmente è sopra. No, sopra non ho guardato. Dio di Z, grazie di cuore per il tier 1, my man. Questa è una... È una Q? Non so che lettera dovrebbe essere, perché la O era quella di prima. Questa è cazzo, è una G. È una G, può essere? No, però le G hanno tipo... Raga, boh, sti famosi Pokémon lettera decifrabili solo da voi. Basta, prendo il repellente, non me ne fotto un cazzo. Non posso stare qua, scappata da tutti i Pokémon. Questa è una... I. Ok, non devo considerare l'occhio, praticamente. Fatemi prendere il repellente, va. Repellendus. Ok, ho preso il repellente. Perfetto, c'è una passeggiata. Ah, ma devo interagire con le statue, tipo? È la ripetizione di un Pokémon antico. No, non c'è nulla da fare, nemmeno qua. Sta zona per me è indecifrabile, davvero. Merda, devo uscire prima che trovo un altro di quei cazzo di Pokémon. Perfetto, ce l'ho fatta. Scusi, signore, che devo fare? Guarda un po' i casi della vita, piacere. No, è quello che mi fa le foto. No, no, non le voglio le foto. Oddio, invece sì, la voglio una foto con Arceus, effettivamente. Sì. Guarda qua, eh? Voi ce l'avevate Arceus nella vostra prima run di Pokémon a 6 anni? No, perché mi sa che nemmeno io posso averlo, probabilmente. Allora, qua ho controllato. Questa che è? Rovine d'alfa, laboratorio. Merda! Che paura! Ah, scusa, per la fretta ho combinato un bel pasticcio, niente di rotto? Cosa? Ma quel Pokémon, possibile che sia Arceus venuto dalla regione di Sinnoh? Straordinario, stento a crederci, Arceus sarebbe la causa di tutto? I motivi restano oscuri, ma non riesco a pensare a nessun'altra spiegazione. Che Arceus possa essere la chiave per svelare il mistero delle rovine d'Alfa e degli Unown. Mi accompagnereste alle rovine d'Alfa, non puoi rifiutare. Sento che qualcosa di straordinario sta per accadere. Che emozione. Io sento di non dover essere in questa parte del gioco, mi sa. Ho trascorso anni e anni a sviscerare queste rovine. Eppure stavolta c'è qualcosa di insolito. Arr, quegli Unown disegnati sul muro. Gli occhi degli Unown mi stavano scrutando. Che cos'è? Che cos'è questa sensazione di terrore? Mi tremano talmente le gambe che non posso fermarle. Le gambe gli fanno Giacomo. Mamma! Mamma, dove sono?
Merda, sono finito in qualche... No, sono finito in una chiesa, tipo. Che è successo? Chi è questo? Oh, ciao, fa freddo, vero? Si gela, è fantastico che ti interessi alle rovine Sinnio. Così giovane, basta guardare queste colonne per capire che la civiltà di Sinnio e quella di Gioto si sono fute in questo sito. Olà, manco di buone creanze. Invece di parlare qui in piedi, entriamo in quel comodo chalet. In che senso? Ora che ci penso, c'è una persona nello chalet molto celebre in tutta la regione di Sinnio, specie tra gli arenatori. Pare che viaggi lungo e largo studiando leggende e rovine antiche. Fantastico, vero? Ciao! In tempi ormai remoti gli esseri umani ricevettero la vita dai Pokémon, così come essi l'adorarono. È plausibile che il legame che al tempo le univa fosse molto più solido di quello dei giorni nostri. Ecco perché quando le persone migrarono in altri luoghi cominciarono nello stesso tempo a fiorire leggende e miti in ogni regione. Le antiche rovine che si trovano nei dintorni sono le rovine d'Alfa Giota e la vetta Lancia Sinnio ed entrambe ereditano delle leggende. In altre parole, questa è la prova che in tempi lontanissimi gli abitanti di Giota e quelli di Sinnio hanno cambiato reciprocamente terra. Raga, ma questa è la lore dei Pokémon? Ma che cazzo me ne frega! Io voglio finire il gioco! Io sono Camilla e faccio l'allenatore. Quando vengo alle rovine Sinnio, mi torna in mente il mio paese natale, Sinnio. E che cosa c'entra? All'inizio pensavo di avere questa sensazione perché c'è la neve come nella regione di Sinnio, ma non era così. Non ho capito cos'è Sinnio, cos'è Gioto. Io chi sono? Sono Sinnio o sono Gioto? Cioè, dove abito io? Tanto tempo fa, coloro che migrarono da Sinnio si stabilirono qui ed edificarono un complesso di templi. Ecco, queste sono le rovine Sinnio. Tu sei un allenatore di Pokémon. Avverto un potere estremo provenire da una Pokéball che porti con te. Brava Camilla. L'aura di questo potere è simile a quella di Dialga, Palkia o forse Giratina, anche se c'è qualcosa di diverso. Hai un po' di tempo? No, vorrei finire la serie. Verresti con me alla rovina di Sinnio? No. Se Nintendo non mi inganna, quando tu e la tua squadra di Pokémon salirete su quei piedistelli, qualcosa di eccezionale accadrà. Ok. Sium. Porca miseria, ste cazzo di cose. Dove è andata? Chi è lui? È come se un vento imprevisto ti avesse trascinato fino a qui e lo smarrimento si fosse impossessato di te. Se vuoi tornare a casa, possiamo chiedere ad Abba di usare il suo potere e rimandarti indietro. Va bene, lo faccio, Prince. Solo perché ti rispetto. Dove è andata la signora? Ah, eccola. Siamo davanti alle tre aree, è un luogo dedicato agli Arceus. Pare che sia stato concepito per celebrare con musica e danza l'imponente forza di Arceus. Nella regione di Giotto qualcuno osserva ancora quelle tradizioni. No, è un rituale. Su degli antichi testi è riportato che sulle tre aree si forma un mondo composto di tempo, spazio e antimateria. No, è tipo algebra, matematica, quelle cose, fisica. Finalmente le tre aree incontrano il predestinato. Forse era destino che io studiassi le leggende di Sinnio per anni per poterti... le leggende di Sinnio per anni per poterti infine condurre qui. Ho studiato tanto io i Pokémon. Sulle tre aree sono raffigurati i Pokémon che hanno dato origine al mondo. Nel cerchio centrale si trova Arceus, Pokémon primordiale. E Akfoni, Arceus è un Pokémon. Questo è il motivo decorativo di Palkia, dominatore dello spazio. Merda, Palkia! Questo è il motivo decorativo di Dialga, dominatore del tempo. E poi... Questo è il motivo decorativo di Giratina, dominatore del mondo di antimateria. Della gelatina. Dominatore del mondo di antimateria fuori da spazio e tempo. Merda, lui è il più forte. Arceus ti ha accettato come allenatore. Pare che Arceus, con un minimo della sua forza immane che gli ha permesso di creare l'universo, possa anche originare una vita dal nulla. Cioè, in che senso generare l'universo? Nel momento in cui scegli uno dei tre cerchi, accadrà qualcosa. In vista di occasioni come questa, è meglio non trascurare i preparativi. E no, scelgo questo, Giratina. Quindi hai scelto Giratina, dominatore del mondo distorto. Sì, cioè, il più forte. Pokémon!
Ma ho finito il gioco, non ho capito che ho fatto. No, ma tu immagina i bambini col DS che fanno tipo wow, l'universo! No, ragazzi, ma è una roba satanica, secondo me. Cioè, da bambino ti cacavi addosso per una cosa del genere. Merda, sono tutti gli sfondi di Windows XP. Qua la situa è seria. Dio, che sta succedendo? Evangelion, quanto sta durando questa cosa? La colonna sonora è incredibile comunque. Vuol dire tipo uovo in francese, tipo. Che è successo? Tutto a posto, bro? Damn, ma ha cacato l'ovetto. Che c'è nell'ovetto? Fammi vedere. C'è giratina nell'ovetto? Buona Pasqua, amici! Una bolla misteriosa si è trasmutata in un Pokémon. Poldo riceve giratina. Vedere un soprannome a giratina? Sì. Lo chiameremo... Lo chiameremo... Jerry. Non so perché mi piace come nome Jerry. È un bel nome, dai. Se la passa bene, Jerry. Cazzo, è un nome da figo, Jerry. E quella luce così brillante, è possibile che sia un uovo stentacredice? Abbiamo assistito alla nascita di un uovo mai visto prima. Cosa? Un uovo è la culla che contiene il germoglio della vita. Anche il pianeta in cui noi viviamo è come un enorme uovo. Le vite che nascono dall'uovo sono destinate a terminare. In seguito nuove vite cominciano. Forse ciò che Arceus voleva mostrarci era proprio questo. Cos'è stato? Una nuova forza imponente sta vorticando. Niente di rotto, ti ho visto scomparire da sotto il mio naso e mi è preso un colpo. Allora, le cose stanno così. L'enorme potere di Arceus e degli Annon ti ha catapultato nelle rovine Signo. Annon, rovine d'Alfa e Arceus, il mistero non fa che infittirsi. La curiosità mi sta solleticando ogni neurone della materia grigia, anche a me, bro. E un giorno svelerò questi ara... Ah, non so cosa ha detto, non, mi sono perso. Se n'è andato. Perfetto. Quindi, io... Quindi, cioè, tra quei tre Pokémon ne ho scelto uno che era Giratina, che non so chi è... È questo, giratina, guarda che bello. Jerry! Forte in attacco, è un Pokémon spettro drago. Madonna, comunque cioè, si riconosce quando sono forti. È un cazzo di franchise per bambini, però quando uno fa i Pokémon forti, guarda quanto cazzo sono imponenti rispetto al topino, tipo. Va bene, fico! La lore, ragazzi. Quindi Arceus è il creatore dell'universo e Giratina ha un ovetto. Cioè, è nato dall'ovetto, perché Arceus, grazie alla vita, ha creato l'ovetto di Giratina. Ho capito. Molto bello. Ok, allora. Io credo che a questo punto la blind run sia un po' compromessa. Quindi facciamo che posiamo questi Pokémon nel PC e io non li ho mai visti. Ok. PC di Bill, ok. Deposita Pokémon... Ciao ragazzi, siete molto stati. È stata molto carina questa cosa. Però ve ne andate nel box 13, così mi dimentico di voi. Consegna. Ah, cazzo, è il mio ultimo Pokémon. Allora. Pa-pa-pa. Ritira Pokémon. È il momento di riprendersi la propria squadra. Ok. E dove cazzo erano i miei bro? Guardali qua i miei bro. Allora, ritira Giorgio. Ritira Valerio. Grande Valerio. Dino c'ha taglio, quindi amen. Ripigliamoci Dino. Martina, grandissima Martina. Nunzio. Ciao Nunzio, riprende, torna qua. E mo... Mo ce ne andiamo a fanculo in realtà, perché dobbiamo posare PC di Bill. Dobbiamo posare Giratina, tipo... Giratina, ok. Si posa. E adesso
Che facciamo? Ritiriamo... Eh no, devo ritirare quello con volo perché devo andare al... Allora, e Filippo tocca che lo lasciamo qua momentaneamente. Ci pigliamo questo qua per andare a volare a prendere il carissimo amico e il carissimo amico Valerio che l'abbiamo lasciato là. Da ora in poi questa si chiamerà Missione di Salvataggio Valerio. Si chiamava Valerio, tipo. Valerio. Era... No, Valerio ce l'ho già in team. Si chiamava qualcosa simile. Vabbè, ho tutti i Pokémon con i nomi. Allora, voliamo. Com'è che si faceva? Era Pokémon. Lorenzo, volo. Ok, era qua, tipo dopo il bosco di Lecce. Quindi andiamo a prendere il carissimo. Andiamo a prendere il carissimo. Non mi... Nicola si chiamava. Si chiamava Nicola, era il gufetto. Bravo Nicola, allora fatemi posare un Pokémon perché effettivamente non c'ho spazio. Sto oggi tutto il tempo nel computer, chiedo scusa. Me and my pewter. Deposita Pokémon e posiamo Dino. No, è che Dino, vabbè, posiamo Dino, dai. No, è che nel bosco magari lo devo usare. Fatemi posare e datemi i piedi. Tanto volo non mi serve più per ora, quindi consegniamo lui. Devo fare tutte le volte avanti e indietro dal... No, perché mo volo lo do a... A Nicola. Mo volo lo do a Nicola, quindi non mi serve più il carissimo Zubat. Allora, dovevamo andare dopo il bosco di Lecce, perché dopo il bosco di Lecce ci stava la pensione, credo fosse là. Signora, tutto bene lei? Vigila su questo logo. Guai a chi si comporta male, signora. Ho appena assistito alla creazione dell'universo, signora. Non abbia paura di me. Ormai sono un esperto del gioco. Merda. No, un dino selvatico. Vai. Ok. Vedi, mi ricordavo questa cosa. Mi ricordavo questa cosa. E qua non serve a nulla. Mi ricordavo che nel bosco c'erano gli arboscelli. Dai, fate mandava. Dove cazzo si andava? Di qua. Come cazzo si esce dal bosco di Lecce? Vattene via, Oddish, a livello 5. Non mi serve nemmeno per fare esperienza. Godo, usciti. Allora, consigli utili. Nulla. Cosa? Cos'è che sono scritto? Dove cazzo era la pensione, raga? Eccola! Eccola! Signora! Ah, hai fatto bene a passare. A proposito dei Pokémon, il livello di Laura è cresciuto al... Chi è Laura? Sei qui per ritirare un Pokémon? Sì. Ragazzi, Nicola è a livello 100! Porca puttana, ma è sbroccatissima la pensione Pokémon! Ma me lo prendo subito, signora, ma gli do tutti i miei Pokémon! Qual è l'altro? Torna quando è un posto libero. Chi è quello? Non mi ricordo. Che cazzo è quel Pokémon? Bella per Nicola, raga! Minchia! Ragazzi, ma Nicola era un gufo. Allora, può essere che Prince ha combinato danno. Può essere, perché questo Pokémon ce l'avevo nel team, ma non era lui che ho dato, era un gufo.
Quindi mi sa che il fatto che sia livello 100 non è perché la pensione... Ah, mi sta chiamando Prince, aspetta un attimo. Ok, e come non detto, magari da ora in poi lasciamo la ROM per i fatti suoi, con queste skin mi vanno molto bene. Allora, andiamo a posarlo nel computer, perché mi sa che pure questo è un Pokémon che non posso usare. Benvenuti nella mia blind run di Pokémon, amici. Dove tutto è blind, pure penso voi, ragazzi, vi prego, chiudete un occhio su queste cose, pure voi, fate blind spect, va bene? Posiamo il po', nessuno ha visto nulla. Depositiamo questo coso, nessuno ha visto niente, va bene? Andrex, taglia per favore tutto dal... No, ho fatto sposta Pokémon. Ma lo posso fare da qua, sposta Pokémon? Aspetta, non ci posso credere. E facciamo così, sposta. E dicevo, Andrex, taglia questa cosa, nessuno ha visto nulla, ok? Pazienza. No, lui lo mettiamo insieme nel box dei Pokémon bannati. Questi sono i Pokémon bannati. Ok, ora mi riprendo il mio carissimo... niente, però Nicola adesso... Va bene, il problema è che adesso Nicola è scomparso. Merda, ragazzi, Nicola è scomparso. Merda, è il Nicola quello vero, ma non so dove cazzo è. Vabbè, andiamo a più a Laura, quantomeno. Merda, comunque lo potevano mettere al il computer. C'era il computer. Signora, lei sa dove si catturano questi cosi? Hai fatto bene a passare. A proposito, poi il livello di Laura è cresciuto a 23. E vuoi lasciarci un altro? No. Grazie. Sì, sono qui per ritirare i miei Pokémon. Devi pagare 2400. Minchia, Giuda. È veramente pesante. Allora, vediamo che chi è Laura. Perdonatemi che non mi... Ah, Laura è l'ovetto, certo. Mr. Pokémon, uovo schiuso, dorme a lungo. È forte sto Pokémon, è uscito dall'ovetto. Boh, lo proviamo a tenere nel team. Allora, amici, devo tornare qua, perché adesso gli voglio lasciare un Pokémon. Mo' gli lasciamo un Pokémon. Allora, fatemi fa così. Gli lasciamo Filippo, dai. PC di Bill, ok, sposta Pokémon. Gli lasciamo il carissimo Filippo, dai. Dai, Filippo, che dobbiamo fa? Allora, tu, non mi ricordo come ti chiami, Laura, stai qua, ok. Tu vai qua, madonna, molto più comodo così, effettivamente. Ok, glielo lasciamo e vediamo cosa succede. Povero Nicola, ragazzi, mi fate un F in chat per Nicola, anche se non vi leggo, però non esagerate perché poi mi arrabbio, anche se non vi leggo, però non so se state esagerando o meno. Filippo, tu ti fai un po' di tempo in pensione... Mi raccomando, bro, quando torno devi essere qua e devi essere lo stesso Pokémon. Signora, io comunque mi aspetto un rimborso per il mio Pokémon che è diventato diverso. Non so cosa sia successo, signora. Allora, PC di Bill, sì, sposta Pokémon. Bravi, mi devo pigliare Zubat, dov'è? Brava Laura, tu stai là, tanto. E dove cazzo è Zubat? Qua. Sposta. È perfetto, ce lo mettiamo qua. Magnificus, devo dare taglio a un altro Pokémon perché non voglio più Dino all'interno della squadra, semplicemente. Però adesso utilizzeremo il nostro Pokémon per volare alla prossima zona. Volo. Allora, zona safari, è interessante. Dai, facciamo la zona safari oggi, nel percorso 48. Dai, andiamo a fare la zona safari, per carità di Dio. Non l'abbiamo fatto, oggi abbiamo fatto una palestra, prendiamocela con calma. Oggi è un episodio un po' cursato. Questo è l'episodio più cursato di Pokémon. Ok, perfetto, andiamo nella... Qua lagga sempre, non ho ancora capito perché. Ed eccoci qua, mi pare si andava di qua per la zona safari. Oh, buonasera signora, stammi un po' a sentire. La signora parla così. Stammi un po' a sentire, tu sai che qui vicino c'è la zona safari, ci sarà da divertirsi, ci saranno un mucchio di Pokémon, anche rari, e mi hanno detto che puoi catturare a volontà. Sarebbe a dir poco uno spreco non andare a provare, non credi? Ed è vicina, anzi di più, vicinissima. Magari dici di fare un salto. Benissimo, è proprio a due passi. Sali le scale, esci e sei praticamente già là. Chi è Daniela? Ma chi è Daniela, ragazzi?
Il mio Fluffy è sempre più bello. Gli ho fatto tante di quelle foto. Battuto. Ma chi è? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Merda, è lontanissimo la zona safari. Percorso 47. Merda, ma le possono mettere delle protezioni? Chi è? Ah, ma lui è quello là di Arceus. Che sollievo vedere gente in guardia. No, non è lui, a quanto pare, perché mi ha sparato. Olay, avventuriero, manda in campo. Merda, questo non l'ho mai visto. Merda, è forte. Doomspars. No, Giorgio, non mi morire. Ti voglio. Mettiamo un Pokémon sacrificabile, Martino. Bisogna stare attenti con i Pokémon che si sono appena catturati. Potrebbe andare male. Chi è che mi spamma su Telegram? Poldo, sei in modalità 4 chiacchiere, sei stupido forte. Ormai finisco la live in 4 chiacchiere. Però grazie Lollo per avermi avvisato. Mi sa che faceva cacca questo Pokémon. Bagliore, sì, mi sa che faceva cacca questo Pokémon. Mi sono spaventato per nulla. Bene, oggi mi sa che vi siete sfogati in chat. Non so quali sono le vostre reazioni a quello che è successo in questa live e non posso nemmeno recuperarmele dopo perché ho paura che mi spoilerate qualcosa, quindi dovrò stare nel segreto fino a quando non uscirà, non finisco la serie. È terrificante. E poi mi sarà passata la voglia di vedere la chat. È brutto fare le blind run. Finta! Merda, gli ho dato un ceffone. Oh cazzo, però io ho lasciato Filippo alla pensione e gli ho dato colpo là, il centripugno, tipo. Merda, mi ha paralizzato. Ma stiamo scherzando? 25 euro per una pizza. Ah, Valerio, vai, fammi vedere. Dai, fagli un pistolo acqua, Valerio. Mandalo al creatore. Ad Arceus, capito? Al creatore lo mandiamo. Cioè, 253 punti esperienza. E dunque, puoi cambiare Pokémon e continua a lottare. Pantano bomba, vai. Proviamo pantano bomba. Debolino sto Pokémon, non ho idea del perché ci sia sto tizio così nelle montagne che ha sti tre Pokémon di merda che combatte gli allenatori, però dovrebbe guardare un po' di video di Pokétons, secondo me, questo signore, eh? Cioè almeno io glielo consiglio. È avuto il meglio su Holai, avventuriero. Grazie, caro. Merda, ma come faccio ad andare? Niente. Non amo la folla, ecco perché campeggio qui con i Pokémon. Anche tu? No, volevo solo prendere quella Pokéball, signorino. Yoran, manda in campo Skiplum. Oddio, sei orribile, vai. No, cioè, carinissimo, volevo dire. Palla ombra. Vediamo se è forte. Vai, continua a lottare. Vai, Meryl. Meryl, ti ho già incontrato a te. Stai per morire. Cos'è rivincita? Ah, ok, buono. Dai, pensavo peggio. Vai, Giorgio, decentrificalo. Mandalo a quel paese. Molto bene. Ok, amici. Pokémon, viva i Pokémon. Fast e prorompenti. Allora, più che altro, per capire io bene o male tutte le varie interazioni dei Pokémon, io probabilmente mo mi devo mettere a parlare con ogni persona che me li spiega. Però, cioè, devo stare dietro a tutte queste robe. Che come fa un bambino di 6 anni a starci dietro? Secondo me c'è qualcosa di più semplice che io mi sto perdendo. E lei chi è, signore? Nel caso in una grotta la via dovesse dividersi in due, probabilmente una, quella giusta e l'altra non lo è. Ma le persone spesso non riescono ad accontentarsi di sapere qual è quella giusta e vogliono provarle entrambe. Scala su, scala giù, tu quale scegli? Su. Vado su.
Tib, 1 più 1 fa 2, ma noi due sommati facciamo di più. Non siamo un 2 qualunque. È il momento di spaccare il culo a queste due persone. Electabuzz e Magma. Ah, quello ce l'ho anch'io, Filippo. Electabuzz è quello di Colorado, tipo Buzz si chiamava, mi sa. Allora, dai, proviamo una bella palla ombra su Electabuzz e un bel surf su Magmar. Ah no, su tutto, mi sa. Merda, surf è una mossa che va benissimo per le lotte doppio. Cioè, faccio doppio danno. L'ho one-shottato, raga. A quanto pare buio contro Electro è forte. Bene, Magmar, mo è il tuo turno. Protezione. Ma si sta continuando a proteggere. Ma che cosa devo fare io? Rivincita. Pistola acqua, vai. Lo hitto? Vai. Dead. No, non dead. E Valerio mi sta morendo. No, Giorgio mi sta morendo. Ma stiamo scherzando. No, devo dare una super pozione a Giorgio. Piano, piano. Borsa. Terapia è stato. Super pozione al mio Giorgione. No, 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 Giorgione non può rischiare. Bravo. Comunque, protezione mossa fortissimo. Come si impara? Merda, lanciafiamme. Su entrambi? No, su Giorgio. Ah! Ok, è vivo. Dai, spegni questo fiammicolino. Morto, godo. Godo, godo, godo. Valerio al 36, grande Valerio. Terremoto, merda, terremoto sembra una mossa fortissima. Cazzo, faccio un terremoto. Voglio che dimentichi... Pantano bomba fa cacare. E questa è terra, dai. Iniziamo con la mossa terra. Non, pantano bomba non fa un cazzo a nulla. Al suo posto, Valerio impara terremoto. Grazie, ragazzi. Onestamente, è bello essere qui, nonostante tutto, a combattere contro... Ho vinto $6,000. Wow. Però non ci sono Pokémon selvatici qua. Cioè, il lato positivo, ecco. Madonna, quanto è lungo questo percorso per arrivare alla zona safari? Ce l'ho fatta? Cos'è questo? Rallento coda. Una serie di strumenti che io non sto capendo cosa ci devo fare. Vabbè, facciamo un'altra lotta doppia, però magari stavolta ci mettiamo i top player. Giorgio e Valerio, bravi. Vai su. Bravi, ciao, volete combattere con me? Beh, non vi conviene, amici. Ma si chiamava Dio? Ah no, Odo e Didi, ho letto Dio. Coppietta, Onyx e Cloyster. Ragazzi, sono un pene e una vagina. No ragazzi, è terrificante questa roba. Lui è questa... No, è proprio... È una forma proprio da organo riproduttivo femminile. Mentre lui è un serpente, praticamente. E sono una coppia. E gli hanno messo questi due Pokémon. No, ragazzi, è sbagliatissima questa roba. Cioè, questa cosa è sbagliatissima, ragazzi. No, 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 no. Cioè, è un meme di Pokémon. Cioè, se non è un meme di Pokémon, mi incazzo. Proviamo terremoto, vai. Boiade! Scusate, ho mocciato, chiedo scusa a bocciato per aver mocciato non l'ho fatto apposta, è che mi sono emozionato tanto. Ha funzionato a quanto pare. Figo. Molto figo. Raggio Aurora, ma sembra forte Cloyster. Che poi Cloyster, Clitori... No, niente, ragazzi, che schifo, cazzo, che schifo. No, niente, io faccio un altro terremoto, magari.
Non è molto efficace, ma comunque te ne vai in lobby, let's go. Come quando killo su Fortnite, ormai uso questo termine, questo gergo, questo linguaggio. Ciao ragazzi, alla prossima, grazie mille, grazie mille. Percorso 48. Ah, voglio catturare un Pokémon. Gloom, non mi piace per nulla, è un fiore che si è sbavato. Merda, Nunzio fa paurissima. Nunzio, e andiamo via, dai, andiamo via. Mettiamoci un Pokémon diverso, tipo... Martina è paralizzata, Valerio, mettiamoci Valerio, boh, che ne so. No. No, mi lascio Nunzio, dai, va bene, Nunzio. Voglio vedere se c'è qualche Pokémon fico da catturare in quest'erba. Wow! Tauros! Merda, questo sembra fortissimo. Allora, prepotenza di Tauros selvatico riduce attacco. Damn, questo va catturato. Pistolacqua. Se resiste a questa mossa, lo devo catturare. Merda, questo è fortissimo, ok. Mi sa che è una nuova entry nel team. Questo. Bam, bam. Ba, 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 ram, ba, ba, ba. È letteralmente una mucca. Cazzo se scappa la mucca. Riposo. Sta dormendo. Volevo togliergli la vita e riportarla a metà, però questa volta ha deciso che questa mossa gli toglieva tutta la vita. Va bene. Litz, non adesso, sto catturando un Pokémon. Litz, non mi rompere il cazzo. Taratata. No, Gloom, per carità di Dio, non lo voglio, grazie. Non ci sono altri Pokémon in questa zona. Fuga. Che palle. Voglio Tauros però adesso. Bello catturo. Eccolo qua, Tauros. Maschio al 20. Uno stallone come si deve. Va, pistolacqua, lo one shot. Proviamo morso. Ok. Merda, incornata. E... borsa. Pokeball. Pokeball, vai. Auguratemi buona fortuna. Pokémon si è liberato. Usiamo la Mega Ball a sto punto. No, che palle, mo' ha recuperato la vita. Ma se lo provo a catturare mentre dorme. No, si è ripreso, non sta dormendo più. Ah no, invece sta dormendo. Proviamo a catturarlo mentre dorme. Ah, dì, proviamo gelodenti, non lo so. Prima l'ho one shottato con pistola acqua, non vorrei ripetere lo stesso errore. Ottimo, sta dormendo. Dovrei riuscirlo a catturare adesso. Godo! È un Pokémon forte, entra nel team, cazzo. Era ora, così ci togliamo Dino. Non so se può imparare taglio, è una mucca, non credo possa imparare. Un Tauro, non lo so come si dice, un toro, ecco. Lottano tra loro incrociando le corna. Il capo branco è fiero dei segni delle lotte delle sue... Merda, questo è Lollo Lacustre. Vuoi dare un soprannome al Tauros? Sì, lo chiamiamo Lorenzo. No, forse Lorenzo già l'ho chiamato qualcuno. No, chiamiamolo Loris. Cazzo, Loris è proprio un nome da capobranco. Loris. Loris, merda, Loris è proprio un nome... un nome fantastico. Merda, ok. Dovremmo essere arrivati alla zona safari? Ingresso safari. La zona safari è, a quelli che ci vengono, sembra di partecipare ad un evento di un paese straniero. È davvero un luogo pieno di... non ho capito. Butterfree ha detto... Oh, vuoi comprare qualcosa? Preparo subito il negozio, quindi aspetta un secondo. Salve, posso esserti utile? Bene.
Carta da lettere con un motivo colorato. Minor Ball, Pokémon un po' diversa, particolarmente efficace su Pokémon selvatici più deboli. Pokéball un po' diversa che facilita la cattura di un Pokémon selvatico se usato all'inizio della lotta. Pokémon selvatici di notte o in luoghi bui come le grotte. Ma io me le prendo tre Scuro Ball, non si sa mai. Che se c'è una grotta da qualche parte, io una Scuro Ball sicuro la uso. No, non mi serve nulla. Grazie mille, signora. Qua che c'è? Ma buonasera! Oddio, Michelle! Ci sono miriadi di Pokémon, ma nessuno è come Slowpoke, è il più carino in assoluto. Non per niente dicono spesso che somiglia a Slowpoke. Stai zitta. Ho cominciato un business di bibite per Pokémon. Sono ancora alle prime armi, ma voglio mettercela tutta. Salve, posso esserti utile? Beh, cosa vendi? Energy drink? Proteina, ferro, calcio, zinco. No, ma stai scherzando? No, no, no. Oddio, però aumenta le... aumenta le stats. Safari Safari, avventure divertenti. Safari Safari, fantastici momenti. Tanti tanti Pokémon ci aspettano contenti. È una canzoncina che ho composto personalmente. La canticco ogni volta che me ne vado in giro per la zona Safari. All'Italia fascista saresti piaciuta un sacco. Non ho la parlantina, io. Brava! Kangaskhan! Beh, questo palese citazione a Gengis Khan, se no non si spiega. Io ho deciso, sarà nella zona Safari che catturerò il mio primo Pokémon. Guarda un po' i casi della vita. No, foto! Ma no, non voglio fare una foto, no! Lasciami stare! Sì, sono un po' timido. Fammi curare i Pokémon. Oh, oddio, chi è questa signorina? Adesso le mostro le mie palle. Cioè i miei Pokémon. Credo. Credo che chiunque abbia mai giocato a Pokémon in vita sua su YouTube abbia fatto questa battuta. Quindi non... Quindi la tiro indietro, ragazzi. La tiro indietro. Chi va spesso al centro Pokémon ama molti i propri Pokémon? Non lo pensi anche tu? No. Madonna, sono fastidiosissimo stasera. Oddio, lui chi è? Certo che la zona Safari è uno spasso, non mi accorgo nemmeno del tempo che passa quando scorazzo in giro a catturare Pokémon. Per questo Jigglypuff è che è sempre con me, si è stancato un po' troppo. Mi ricordo di Jigglypuff. Questa è la zona Safari, madonna mia. Grazie Alice per i 100 bit e ti chiedo scusa per la battuta che ho fatto, ti chiedo incredibilmente scusa. Ah, non sai da quando ti aspetta, allora che ne dici? È fantastico, no? Come vedi ho aperto una nuova zona Safari. Comunque, una domanda, sono certo che la risposta è sì, ma vuoi fare l'esame per vedere se si può possedere una zona Safari? Se puoi possedere una zona Safari, certo! Non potevi fare scelta migliore, allora ti spiego in cosa consiste l'esame, credimi, è una passeggiata. Devi solo catturare un Geodude e portarlo qui da me, tutto qui. Geodude è nell'erba alta, appena entri nel Safari ti basterà cercarlo un po'. Ti auguro buona fortuna. Ce l'ho già nel PC. Ti do il benvenuto nella zona Safari. È la prima volta che vieni? Sì. Qui alla zona Safari puoi catturare Pokémon con l'ausilio di 30 Safari Ball nel diventettesimo gioco Safari. Il gioco termina quando esaurisci tutte le Safari Ball. Potrai lanciare un'esca o del pantano sui vari Pokémon che incontri. Se lanci l'esca, i Pokémon avranno più difficoltà a fuggire, ma saranno anche più difficili da catturare. Quando invece lanci del pantano, sarà più facile catturarli, ma tenderanno a scappare con più facilità. Bene, ora non ti resta che divertirti a più non posso, ma la proviamo? Dai, proviamola. Mi dispiace molto, ma questa sezione non è ancora pronta. Il direttore Baoba ha in mente qualcosa di galattico per questa macchina, a quanto pare. È talmente straordinario che non ne sappiamo niente nemmeno noi. Ti sei fatto scamma. Questa è la zona Safari. Per soli $500 potrei catturare tutti i Pokémon del parco. Quanto ci vuole per fare questa roba? No, la facciamo nella prossima live. Non so quanto ci mettiamo. Oddio, non so quanto ci mettiamo. Però possiamo tornare qua con volo? Questo è il bancone per il collegamento, o sarà meglio dire sarà il bancone. Dobbiamo rifinire dei dettagli, perciò ti prego di tornare un'altra volta. Vai, proviamo sti cazzi. Non so quanto dura, potrebbe durare un sacco. Dai, giochiamo. Non so se è una roba che dura tanto. 30 Safari Ball, bene. Ti avvertiremo noi quando finirà le Safari Ball, perciò nel frattempo sbizzarisci, di buon divertimento. Cioè, i Pokémon che catturo sono miei? Noob, grazie per i 100 bit. Salvatore, grazie, ti ringrazio. E cosa devo fare quindi? Devo andarla a cercare in sta zona? Merda, chi c'è qua? Sono Pokémon forti? Merda! No, questo ce l'ho già a livello 100. No. Ah, ma non posso combattere! Pantano esca fuga! Ah. No, quello là non mi piaceva.
grazie ancora Alice per i beat, davvero. No, ma c'è solo sto Pokémon. Va bene, facciamo Pantano. Gli ha lanciato la cacca. Boh, proviamo a catturarlo. Ma ce l'ho già a livello 100, non ha senso catturarlo. È ovviamente scappato. No, me ne vado, caro, non mi interessa catturarti. Non ti userò, mi dispiace. Vediamo se c'è qualcos'altro in sta zona. Oh, ho capito, si divide ad arie. Quindi qua mo ci trovi Pokémon di tipo sabbia? Questa era forte, raga. E potrebbe rimpiazzare il mio Nicola. Sì, lancio l'esca. È intento a mangiare. Firo sta allerta. Ball. Firo sta allerta. Pantano. Chissà qual è la strategia migliore. Firo è infuriato, Firo sta allerta. Merda, ma come si fa a catturare? No, è scappato. Che palle. Che palles, che palles. Viva il Galles, viva il Galles. Oh, questo mi fa cacare, ce l'ho già. Cioè, magari è forte, però glielo devo solo livellare, che non posso. Non mi secco. Bri 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 bri. Trovo sempre gli stessi Pokémon a rotazione. Oh, Onix! Questo era il serpentone di prima. No, dovevo indebolirlo prima, ho sbagliato. Allora, devo... Non mi ricordo... Io non ho ascoltato quando mi ha detto tutto, ovviamente. Mi ricordo solo che Pantano lo rende più facilmente catturabile. Se gli lancio due volte in Pantano... Che succede? Onix sta allerta. No! Gli lancio l'esca, mo? Ma stava mangiando, dai, che palle, raga! Ma lo volevo quel Pokémon! Uffa! No, non voglio sta merdina, voglio quello! Che palle! Che palle, che palle! Allora, che c'è qua? Ah, certo, qua ci stanno i Pokémon acqua. Vai, vediamo. Dopo proviamo a prenderlo. Mi sa che dovevo pescare per prendere, vero? No, bastava anche così. Sono un Pokémon d'acqua. No, ce l'ho già, l'ho fatto evolvere in Valerio. Non mi interessi tu, fuga. Pi, 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 pi. Due passi soli, ehi. Ma non mi interessa sto Pokémon, non... Fuga. Andiamo a vedere qua, ma mi sa che ci sono sempre gli stessi Pokémon. Però qui no, forse. Però 30 Safari Ball sono poche, considerando... Clefairy. Ma lo catturo, non so. Pantano, boh. Non ho capito questa cosa del... Sto continuando a lanciare Pantano. È scappato, perfetto. Vediamo qua cosa c'è. Jigglypuff! Bro, questo sembra forte. No, ho usato la ball. Che palle. Mi è sprecata una così. È ovviamente scappato. Va bene. Beh, riuscirò a catturare dei Pokémon nella zona Safari? Non so perché farlo off camera è sbagliato. Ma come fa a stare qua sto Pokémon se è un tipo acqua? Fuga. Va bene, vediamo le altre zone se c'è qualcos'altro.
esploriamola tutta sta zona safari ormai che siamo qua. Tipo qua non ho visto, dovrebbero esserci Pokémon di tipo roccia. Scopriamolo, scopriamolo, se catturiamo... No, c'è sempre Magnemite, va bene. Magnemite! No, ho lanciato l'esco, ho sbagliato. Fuga. Vediamo qua se c'è qualcuno di diverso. Abra. Ah, vero che c'era Abra Cadabra e non mi ricordo qual era il terzo. Abra Cadabra. E chi te se caga? Vabbè, queste zone ci sta una sega. Qua è bloccato. Vediamo qua se c'è qualcosa. Beh, ci sono un po' di zone nella zona safari, effettivamente. No, Raticate no, per carità di Dio, non ne ho bisogno. Ma però sono a livello 15, sono un po' scarsoni. Qua non so cosa c'è, vediamo qua. Che c'è la scala qua, se non c'è nulla. Vediamo cosa c'è. Sono parole, ragazzi. La grandissima zona safari e i grandissimi Pokémon della zona safari. I ratti. Ok, qua ci siamo stati prima. Ok, mi sa che sta zona safari fa un po' cagare. Va bene, e possiamo secondo me catturarne uno, dai. Catturiamo un solo Pokémon prima di staccare la live, per favore. Che non sia questo, per carità. Fammi andare a catturare Onix, là. Stava qua, se non sbaglio, Onix. Onix. Parla così, Onix. Onix, sono Onix, ciao. Buonasera a tutti. Ciao Onix, dove sei? Eccolo. Pokémon episodio 17 con Magnemite. Vattene a fanculo. No, sbaglio sempre. Way, Battistapparo, grazie per i 200 bit. Cosa porti di solito su Twitch? Allora, principalmente giochi, reaction, format di vario tipo che vanno dai giochi con la chat ad altro, cioè giochi per modo di dire, meme reaction e Pokémon appunto e altro. È un po' difficile spiegarlo effettivamente a voce, considera molto variety. Ti consiglio di seguirmi la sera. Ho di nuovo lanciato la Pokéball. E ci credo che scappa. Di nuovo, ma perché sono cretino? Devo lanciargli la cazzo di esca. Scusatemi, ragazzi. Ho preso Onix. Come lo chiamiamo? Madonna, Onix secondo me si chiama tipo... Carlo. Non è Carlo, è un nome incredibile per lui. Grande Carlo. Bella, abbiamo un Pokémon... abbiamo un Pokémon di tipo roccia. Merda, ho perso l'occasione per chiamarlo Rocco. Porca puttana, sono un cretino. Porca puttana, sono un cretino. Bella, pure lui lo voglio catturare. Esca, vai. Ball, vai. Due esche e un pantano lo catturo, dai. E non mi scappa. Firo. Fanculo. Fanculo, Firo. Eccolo, bentornato, caro, carissimo, bentornato. Allora, no, sbagliato!
Merda, voglio lanciargli la cazzo del pantano di merda. Vai. Allora, gli lancio un botto di esche. E gli lancio un botto di esche. Esche. Firo mangia. Altra esca. Vai. Ci vuole strategia, ci vuole tecnica per catturarlo. Sta sempre allerta, Firo. Come faccio a catturarlo se sta sempre lì? Gli ho dato 4 volte da mangiare, ragazzi. Ora è il momento di catturarlo. No! Che palle! Ancora! Madonna santa! Firo mangia, Firo sta allerta. No, di nuovo, volevo lanciargli una Pokéball. La Safari Ball, tipo, perdonatemi. Dai, se non entra adesso, raga. Vaffanculo, mosca di merda. Sta di cazzo. Oh, ma vaffanculo, crepa. Essere inutile. Ok, non sta entrando, ragazzi. Ci sono Pokémon rari nella zona Safari. Non so che fare. Proviamo Pantano. Ho paura che con Pantano mi scappi, però. Volevo fare la cazzo di Pokéball. Dai entra su pagliaccio. Sei un pagliaccio di merda tu. Sei un uccello di merda, altro che. No, ma dai, ma all'ultimo! Ma porca puttana, raga! Continuo con l'esca, non so che fare. È un pagliaccio sto Pokémon. È un pagliaccio. Gli ho lanciato altre 3 esche. Proviamo Pantano. È fuori di sé dalla rabbia. È infuriato, sta allerta. Ball, dai. Entra, stupido. Ragazzi, non ha senso che io gli lanci Pantano ed esche. Non ha minimamente senso. Non ha senso quel che mi dici usa Pantano e usa quello e... Mo' gli lancio Pantani fino a quando non muore. Ball. Se non entri ti Pantano fino a domani, eh? Ti fa incazzare, lo so, ti Pantano fino a domani sera, bro. Se non entri ora. Sei entrato, dai. Se scappi, fifone di merda, piscialletto di merda, se scappi, piscialletto che non sei altro. È fuori di sé dalla rabbia, lo catturo ora. Oppure 9 Safari Ball. Oh! È entrato il merdoso! È entrato il merdoso, è entrato!
Vaffanculo a Firo. Sì, si chiamerà Nicola 2, ragazzi. Non so se è l'evoluzione di quel Pokémon, però per Nicola lo chiameremo Nicola in onore di Nicola, ragazzi. Lo chiameremo Nicola in onore del nostro Nicola scomparso nel Void. Voleva andare via dalla zona Safari, però niente, a quanto pare devo stare qui ancora a combattere. Dai, ormai finiamo le nuove Pokéball, però non con lui. Finiamole con qualcun altro. E in sta zona c'era qualcuno di diverso? Proviamo a vedere in sta zona, eh. Sta zona ho guardato poco. C'era Nido qualcosa, Nido Golbat. Ah, è l'evoluzione di Zubat, Golbat. E fuga, no, non mi interessa lui. Dai che ho 9 Safari Ball, qualcuno di Juicy. Juicy, dai che non sia Nido. Asilo Nido. Golbat, niente, sarà sempre Golbat. C'è altra erba qui in zona? No, questa è l'unica erba di qua, quindi vuol dire che forse qua ci si nasconde qualcosa. Che c'è poca erba, che ne so. No, si nascondono solo dei Pokémon incredibilmente noiosi come Zubat, Golbat. Pipiripipi. Zap. Ok, questa zona a quanto pare la devo lasciare stare perché ci sono sempre gli stessi Pokémon. Ciao carissimo. Andiamo nella zona acqua. No, dovevo andare via da qua però. Perché è blu? Ah, Nidorina! È femmina questa, non mi interessa. Non ho capito perché però questi sono diversi tra maschi e femmine. Non ci sto capendo niente, ragazzi. No? Nessuno mi ha parlato. Questa è viola perché è Nidorino, quindi. Boh. Boh, è tutto un grande punto interrogativo nella mia testa. Qua ci sono già stato, ovviamente, quindi non ha senso starci. Ciao Magni, ma no, non ti catturmi, mi hanno fatto un cazzo di te, non te mia, stupido. Geodude non mi è apparso. Geodude non è apparso. Non c'è Geodude. Andiamo qua, dai. Magari in acqua si nasconde qualcuno di allucinante, assurdo, terribile, pazzo. Clefairy, dai, pigliamo Clefairy, dai, pigliamo Clefairy. Ball, vai, entra. Hai 8 ball per entrare, bro. Se scappi sei morto, ti avviso. Perfetto, la prossima volta che ti incontro ti sparo. Ah, voglio uscire dalla zona Safari, voglio finire le ball. Jigglypuff, ciao. Tu ti puoi arrabbiare, sei così carino. Esca. Ma vaffanculo. No, è scappato, non ci posso credere. Jigglypuff, sei un bastardo. Ciao Clefairy, tu non sei un bastardo. Lo so che prima ti ho insultato, però esca, vai. Vabbè, ok. L'esca, si chiama Esca e il Pokémon fugge. Che cazzo vendono in sta zona Safari? Meryl, vattene, non mi piaci. Ok, Clefairy, vai, è lo stesso di prima. Allora, io ti butto un'esca. Tu l'esca la mangi e non scappi, bro, non scappi. Stai allerta, bravo. Io mo ti lancio Pantano. Tu ti incazzi. Mo ti lancio una ball. Tre. No. Quasi. Ball.
Molto divertente la zona safari. Sì, sì. Bellissima. Basta, me ne vado. Non è possibile, me ne frega. Permesso, grazie mille Zona Safari, è stato molto divertente stare qui da voi, però basta, mi sono rotto i coglioni. Amici, direi che per questo episodio un po' cursato di Pokémon abbiamo dato, per i prossimi episodi andrà diversamente. Abbiamo, sì sì, voglio lasciare la Zona Safari, carissimo, però grazie per avermi ospitato, grazie mille. E allora ti aspettiamo di nuovo. Certo, certo, ho preso un bel Pokémon. Per il prossimo episodio che faremo su Pokémon settimana prossima, sicuramente, abbiamo un po' di cose da fare. Abbiamo imparato volo finalmente, quindi forse potremmo andare a catturare sti due Pokémon che girano per la mappa. Ma molto più importante, dobbiamo andare in queste due nuove aree, tre nuove aree, prima di partire con il battello, se non sbaglio, da qua per la nuova regione, a quanto pare. Quindi, a Johto, che è Sinnoh, l'altra regione, ok? E Ebanopoli, dobbiamo farci Ebanopoli, il lago d'Ira e il Emogania. Abbiamo queste robe, sarà divertente. Fatemi salvare la partita. Salva la partita, perfetto. Vuoi salvare il gioco? Sì, 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 salviamo la partita. Signori, io fra un po' vi leggo. Vi prego di non spoilerare nulla. Se scrivete quello che volete sulla live, basta che non dite Poldo, hai sbagliato questo qua, dovevi fare quest'altro, perché sennò mi spoilerate il gioco. È una blind run per questo motivo, anche se ormai questo episodio è andato a farsi fottere. No spoiler. State calmi. 5, 4, 3, 2, 1. Dove cazzo è la chat? Chat? Ora vi leggo. Ciao amici, come va? Tutto bene? Poldo, ti voglio bene. Ho fatto qualche clip. Lollo, sei il capo. Sei il capo. Il nostro Nicola è... Nicola, purtroppo, ragazzi, è finito nel void. Nicola è in un buco nero che sta cadendo tutta... Che sta cadendo verso il fondo del... Verso il fondo della grotta. Bellissimo. Ok, amici. Direi che per stasera abbiamo dato, io vi ringrazio per essere stati in live fino a quest'ora, noi ci vediamo domani alle 20.30 per il torneo di Infinite Craft, e quindi domani sera mi raccomando torneone, ci vediamo alle 20.30 che sarà una figata immane, mi sono impegnato tantissimo, quindi grazie a tutti per grazie ancora per la sub a tutti e grazie a Darky701 per il Prime, ciao caro, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Grazie ancora e ci vediamo domani alle 20.30, ragazzi. Vi lancio dal carissimo. E chi c'è in live? Dai, vi lancio dal carissimo Berro Fronzo, che non lo raido da un po'. Raid Berro Fronzo. Salutatemi il carissimo Beo Fronzo. Grazie ancora per essere stati in live. Ci vediamo alle 20.30 domani per il torneo. Buonanotte, amici. Dormite bene. Salutatemi il carissimo Beo Fronzo.